Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. Oggi è la domenica della gioia, la domenica letare in latino, rallegratevi. Ecco, rallegrati. E il viola austero della Quaresima diventa rosa. Oggi si possono mettere i fiori sull'altare, suonare gli strumenti musicali anche quando non si canta. Insomma, piccoli segni con cui la liturgia ci dice che dobbiamo rallegrarci. Perché? Perché si avvicina il tempo della Pasqua, il tempo della gioia. Ma direi che oggi la liturgia ha un motivo più profondo per farci rallegrare, per consolare il cuore. La rivelazione che Gesù fa in questa pagina ancora di Giovanni a Nicodemo, questo cercatore di Dio, quest'uomo che va da lui di notte perché ha bisogno di luce come tutti noi. E Gesù fa una rivelazione bellissima: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito perché chi crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Ecco, richiamando una immagine biblica, della storia biblica, cioè il serpente di bronzo o di rame che Mosè aveva fatto nel deserto, così dice: chi guardava quel serpente si salvava dai morsi velenosi dei serpenti, così chi guarderà il Figlio dell'uomo, cioè Gesù, innalzato sulla croce, si salverà non dalla vita fisica, ma si salverà nel senso che avrà la vita eterna. E tutto questo è frutto dell'amore di Dio. Dio ha tanto amato il mondo. Ecco, una parola bellissima, è il cuore del Vangelo. Gesù è venuto a dirci questo, a dircelo non solo con le parole, ma a dircelo, a mostrarcelo soprattutto con il dono della sua vita. Ecco perché la croce non è più per i cristiani solo un terribile supplizio, ma è invece l'icona, l'epifania, cioè la manifestazione di un amore che attraversa anche la morte, di un amore più forte della morte. Ecco, ecco perché Giovanni dice che la croce è la gloria di Dio, cioè la rivelazione, l'irradiarsi, il mostrarsi di questo amore. È il dono che ci dice che nessuno è condannato di per sé, nessuno è giudicato, ma tutti siamo e ognuno è amato. Chi è condannato? Chi si chiude all'amore? Perché si condanna da solo, non perché Dio lo condanni. Dio non condanna nessuno. Le braccia di Cristo sono per sempre aperte sulla croce. Ma se tu ti rifiuti a questo abbraccio, se tu ti giri dall'altra parte,
allora ti auto escludi da questo amore, allora chiudi le porte, ma quello invece che conta è aprire le braccia, aprire le porte del cuore, perché l'amore di Dio, come dice sempre Padre Ronchi, non si merita, non è un premio, ma si accoglie come un dono gratuito, ed è proprio questo amore che ci dà la forza di sperare, di continuare anche noi ad amare, perdonare e servire, che ci dà la forza di non arrenderci al male. Tenere fisso lo sguardo sull'innalzato, sulla croce, è questa la strada per la vita piena.